Una società a misura d'uomo, questo titolo importante, oserei dire, per cui siamo partiti con un nuovo appuntamento di trend sociali, credo che con un argomento interessantissimo, però di peso, di rilievo. Non siamo partiti così, un po' alla chitichella, un po' nascosti sugli argomenti. Oggi siamo partiti subito alla grande. Buongiorno Paolo, benvenuto Paolo Ercolani. Buongiorno a voi, Sara e Stefano, e a tutti coloro che ci ascoltano. Sara, Grazie. ti cedo immediatamente la parola. Ringraziamo Paolo per aver accettato il nostro invito. Paolo Ercolani è professore di filosofia all'Università di Urbino, Carlo Bo, è scrittore anche, ha scritto moltissimi articoli e libri e in particolare è un pensatore, io lo vorrei definire così, un pensatore e un filosofo che nella sua attività è riuscito a osservare con sguardo filosofico la società e secondo me è riuscito anche a trovare qualche leva per poter intervenire all'interno della società, per poter suggerire delle linee di azione e di intervento. Ma su questo, in continuità un po' con la rassegna stampa, con l'approfondimento che abbiamo fatto attraverso notizie stampa, mi interessava sapere, Paolo, come vedi tu la società? So che tu parli di società ottusa nel definire un po' questa involuzione sociale. Che cos'è la società ottusa? Beh, per riprendere il discorso di Morin che voi avete citato prima, è quella società in cui, diciamo così, gli individui si preoccupano più che altro di possedere il sapere che non di saperlo gestire. E quindi c'è questa volontà di voler accumulare notizie, accumulare informazioni. Senza però padroneggiarle. Cosa vuol dire senza padroneggiarle? Cioè senza avere un pensiero critico che permetta alle persone di capire cosa è vero e cosa è falso, cosa è giusto e cosa è sbagliato e cosa può essere utile alla mia crescita e cosa no. Morin non a caso parlava della testa ben fatta. Lui diceva: io voglio che i miei studenti, che le persone a cui mi rivolgo, dopo aver parlato con me, escano con una testa ben fatta, non con una testa piena. Ecco, la società ottusa è quella in cui, soprattutto grazie alle nuove tecnologie, che per altri versi sono straordinarie, però questa opulenza informativa produce molto spesso di fatto un'indigenza conoscitiva. Grazie Paolo, direi che la società ottusa l'abbiamo vista anche nei suoi effetti di carattere statistico su cosa produce nelle giovani generazioni per quanto concerne le aspettative e gli indirizzi di pensiero, in particolare sui valori. Ma è possibile riuscire a descrivere in che modo gli strumenti digitali, gli strumenti tecnici possono ostacolare e ostacolano di fatto un'uscita da questa società ottusa oppure possono anche essere degli alleati per un nuovo umanesimo? Al momento, a mio avviso, non sono degli alleati per un nuovo umanesimo, sono piuttosto degli alleati per la società ottusa, appunto, per una società misologa, cioè che va contro il pensiero. Io faccio sempre un esempio che si riferisce a un fatto di cronaca di un po' di tempo fa. Voi ricorderete quando la presidente della Commissione europea, von der Leyen, andò in Turchia a parlare con il dittatore Erdogan. Lì ci fu una specie di incidente diplomatico perché il dittatore, in maniera molto maleducata peraltro, non le riservò una sedia su cui sedersi accanto al dittatore stesso e a un'altra persona che adesso non ricordo chi fosse. Ebbene, tutti siamo venuti a conoscenza di questo incidente diplomatico, tutti siamo venuti a conoscenza della misoginia insita nel regime dittatoriale di Erdogan, però nessuno sapeva che cosa si dovessero dire quel giorno la von der Leyen e Erdogan. Ecco, questo credo che dia un po' la misura, perché se in fondo noi pensiamo che la Presidente della Commissione europea era andata lì per concordare con un dittatore il dargli svariati milioni di euro per contenere i vari flussi di immigrati, di persone disperate che scappano da situazioni di guerra e di disagio sociale, per usare un eufemismo. Ecco, se noi pensiamo questo, credo
credo che ci rendiamo conto proprio della misura di come il sistema mediatico oggi, in particolar modo il sistema legato alle nuove tecnologie, spinga per una spettacolarizzazione delle notizie che però non va all'essenziale, che insomma è un po' l'epoca in cui siamo informati su tutto. Tutti sapevamo che la von der Leyen era stata vittima di un incidente diplomatico, ma nessuno conosce nulla approfonditamente. Infatti siamo stati tutti informati che a lei non è stata data una sedia, ma quasi nessuno di noi sapeva che cosa si dovessero dire quel giorno, niente po' di meno che la Presidente della Commissione Europea e un dittatore, quale di fatto è Erdogan. Quindi, mettiamola così, c'è bisogno di un sistema mediatico nella sua complessità che torni a riprendere alcune stelle comete, fra cui il valore dell'informazione, il valore dell'approfondimento. Insomma, concludo con un altro esempio che a me ha sempre fatto molto riflettere: la differenza fra la rete e la scuola. La scuola ci insegna che per apprendere, per imparare qualcosa, noi dobbiamo usare tre categorie. La lentezza: io se leggo un testo devo leggere lentamente, immaginiamo se lo leggiamo velocissimamente, no? Non capiremmo nulla di quello che leggiamo, quindi lentezza. Approfondimento, appunto, la scuola ci insegna che per imparare qualcosa dobbiamo andare in profondità, non basta leggere un testo, dobbiamo andare alla ricerca delle fonti, dobbiamo capire chi ha detto qualcosa rispetto a quel testo, chi ha detto qualcos'altro rispetto a quel testo. Il terzo elemento è la selezione del sapere. Se io a scuola o all'università insegno filosofia, non posso immaginare di insegnare ai miei studenti tutta la filosofia da Talete fino a Popper, perché sarebbe, oltre che impossibile umanamente per me, ma sarebbe anche un'operazione controproducente, evidentemente. Ecco, la rete funziona in maniera esattamente contraria. La rete funziona secondo le categorie della velocità, della superficialità. È un motoscafo che va velocissimo, non è certamente un sommergibile che va lento ma in profondità, e soprattutto non c'è selezione del sapere, c'è appunto quella che dicevo prima, un'opulenza informativa, un profluvio infinito di informazioni che ci arrivano dappertutto, sul computer, per email, sul cellulare, ma che poi alla fine producono quello che potremmo chiamare l'effetto von der Leyen, per cui siamo tutti informati dell'incidente che ha destato scalpore, ma non conosciamo nulla di approfondito rispetto al fatto che invece era veramente importante quel giorno. Grazie Paolo, molto interessante. Vedo Stefano che si sta muovendo, gli ha sollecitato un'idea. No, allora l'hai sollecitata a me, Paolo. Aspetta, arrivo, c'era il microfono semplicemente spento e mi ero messo in rigoroso ascolto. No, allora immediatamente la prima cosa è che proprio appena iniziato a parlare Paolo, io mi sono veramente segnato questa frase: esercizio di sviluppo del pensiero critico. C'è la possibilità di fare un esercizio di sviluppo del pensiero critico? Lo so che è come dire, è un po' una alchimia, è come dire, è cercare una semplificazione, però io credo che oggi abbiamo necessità di uscire da questa che io definisco anche la distrazione di massa. Cioè, ogni tanto ho l'impressione che l'informazione sia costruita per generare una distrazione di massa. Adesso prendo l'esempio recentissimo di qualche mese fa, che abbiamo vinto i campionati europei, improvvisamente la pandemia non esiste più, le problematiche di stare vicino non gli frega più niente a nessuno, e i telegiornali occupano 30 minuti di parlare di calcio. Finalmente leggo a distanza di qualche giorno una notizia solo 24 ore che dice che nel 2006, in occasione di un'altra vittoria, ha generato 12 miliardi di PIL maggiore, la maggior visibilità della nazione. Per cui finalmente una notizia che dà un senso e dà un valore al motivo per cui c'è stato un dominio mediatico di questo tipo. Però spesso, ripeto, mi sembra un'informazione di distrazione di massa. Sviluppo del pensiero critico, si può dare una ricetta? No, una ricetta è un po' difficile, dovremmo essere a MasterChef per fare queste cose, non è il caso, non è questo il luogo. Però due cose si possono dire. Io credo che intanto dovremmo trovare il sistema, ma questo lo si dovrebbe fare a livello politico, istituzionale, di uscire da una società in cui la persona conta soltanto nella misura in cui produce profitto e contribuisce al progresso tecnologico.
perché oggi questo è, cioè oggi questo anche i nostri giovani di cui voi sentivo parlavate, si trovano un po' ingabbiati in questa logica castrante, per cui tu devi subito entrare nell'ordine di idee che la tua persona varrà qualcosa solo nella misura in cui produrrà profitto economico o contribuirà al progresso tecnologico. Ecco, già bisogna uscire da questa spirale e recuperare un neoumanesimo, come lo vogliamo chiamare, per il quale l'uomo torni a essere il fine, avrebbe detto Kant, e non il mezzo, lo strumento per fini che sono di altre entità. E poi, a costo di andare un po' controcorrente, credo che la proposta principale sia quella di inserire la filosofia in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, ma non la filosofia quella noiosa spesso, purtroppo, come la si è fatta fino ad oggi, cioè lo studio dei pensieri degli altri, no? Da Talete a Platone, Aristotele, Kant, molto spesso i ragazzi hanno l'incubo di questi autori. Perché? Perché li sentono distanti, perché noi non gli insegniamo a pensare, gli insegniamo cosa hanno pensato altri pensatori, che spesso hanno pensato delle cose talmente difficili che i ragazzi giustamente vanno in una sorta di loop mentale. Però invece inserire nelle scuole di ogni ordine e grado una materia che possiamo pure chiamare pensiero critico, possiamo pure chiamare lettura del reale, chiamiamola come ci pare, purché sia chiaro che mai come oggi c'è bisogno di ripartire dall'educazione, c'è bisogno di ripartire appunto dai giovani, dai ragazzi, fornendo loro quegli strumenti che gli permettano di avere una testa ben fatta e non una testa contenitore che venga riempita da questo o quella pubblicità, da questo o quel venditore o da questo o quel, come dire, venditore di fumo. Grazie Paolo. Faccio seguito al tuo focus sull'istruzione e sui giovani, aggiungendo un altro dato in calo purtroppo rispetto ai dati Eurispes. I giovani hanno diminuito anche l'affezione all'istruzione del 20% rispetto all'anno precedente. Quindi qualcosa è successo in negativo e forse vale la pena riflettere anche su quello che si può dare ai giovani attraverso l'istruzione, come dicevi tu, cioè non soltanto nozionismo, non soltanto degli elementi attraverso cui poter completare un programma di un corso di studi, ma anche degli strumenti concreti, una cassetta degli attrezzi da portarsi in giro per il mondo, per capirlo il mondo innanzitutto, per porsi problemi e per cercare di trovare soluzioni in maniera corale, condivisa e dialogica, perché questo è un aspetto che forse soprattutto all'interno del mondo digitale manca, la capacità di trovare delle risposte. Ci sono tantissime domande nel digitale, come dicevi, un overload di informazioni, ma ci sono anche tante bolle che fanno la stessa domanda e si trovano la stessa risposta. In questa società invece che tu hai chiamato a misura d'uomo, si esce un po' dalla bolla, si esce dalla bolla attraverso il pensiero critico, ma si esce dalla bolla anche attraverso alcune, secondo me, forme più strutturate, ad esempio attraverso l'istituzione familiare, che la famiglia, noi sappiamo, è un asse per quanto riguarda i giovani molto importante per la formazione di un pensiero critico. In che modo la famiglia può dare risposta a questo? Beh, intanto tornando a educare. Educare è un verbo bellissimo, no? Che vuol dire portare per mano qualcuno, condurre per mano qualcuno verso una conoscenza. E dobbiamo anche capire, secondo me, che la conoscenza non è sempre e per forza qualcosa di complesso. Conoscere, non dobbiamo dire ai ragazzi che conoscere, studiare, impegnarsi, sacrificarsi non serve solo a imparare Platone o a imparare Dante Alighieri, che possono essere cose per loro noiosissime, ma dobbiamo insegnare loro, dobbiamo tornare a insegnare loro, e in questo le famiglie credo contino più della scuola, che per qualunque cosa bisogna imparare, bisogna sacrificarsi. Anche se io voglio fare il calciatore e vincere i campionati europei come la nostra nazionale di calcio qualche mese fa, anche se voglio fare la ballerina o il ballerino, anche se voglio imparare un come dire,
un impiego manuale, voglio fare il fabbro, il falegname, voglio fare il qualunque cosa. Io devo imparare, devo conoscere, devo informarmi. Quello che è pericoloso oggi è che queste nuove tecnologie stanno ricreando un po' quello che io chiamo il paradigma di Pinocchio. Nel senso che, ecco, voi avete detto giustamente che i ragazzi oggi hanno perso il valore dell'istruzione. Ma perché? Anche perché? Perché la scuola non regge più il confronto con le nuove tecnologie. Oggi la vera maestra è la rete. È più divertente, è più veloce, come dicevamo prima, è più superficiale, offre milioni di possibilità. La scuola al confronto viene vissuta come un'istituzione vetusta, retrograda, noiosa, lenta, che non dà nulla. Dobbiamo tornare a dire però ai ragazzi che Pinocchio ha fatto una brutta fine, nel senso che il mondo dei balocchi era un mondo favoloso, però diciamoglielo a questi ragazzi, se preferite il mondo dei balocchi fatelo, però sappiate che c'è un prezzo da pagare e quel prezzo è quello di essere ridotto a burattino, quindi qualcun altro tirerà i fili delle tue azioni e dei tuoi pensieri. Se già riusciamo a veicolare loro questo messaggio con tutta una serie di altre come dire, iniziative, alcune delle quali le abbiamo citate, io credo che si possa tornare a una misura società, a una società a misura d'uomo e a una società in cui il logos, il pensiero, conti ancora qualcosa. Grazie Paolo, aggiungo un tassellino, ti chiedevo della famiglia, però poi mi sono ricordata che c'è un'altra istituzione fondamentale che può aiutare o ostacolare questa evoluzione sociale. Sì. La politica, le istituzioni politiche, che ruolo hanno? Abbiamo visto, Stefano si è meravigliato, io li guardo da un po' questi dati statistici, quindi ho detto, ah dai, è migliorata la cosa, però in effetti con sguardo così scevro da preconcetti è ancora preoccupante questa cosa. Che ruolo ha la politica? La politica dovrebbe avere un ruolo fondamentale esattamente come lo dovrebbe avere la famiglia. Il problema qual è? Dicevo prima che la famiglia, i genitori in particolar modo, non vogliono più assumersi la responsabilità di dire dei no e persino di costringere in una certa misura a volte i figli a fare qualcosa. Mai come oggi ci sarebbe bisogno di dire a un ragazzo, una ragazza giovane, vuoi stare 3 ore in rete? Va bene, però un'ora mi leggi un libro. O mi leggi un giornale, glielo devi far fare. Non possiamo far passare questa idea che un genitore che costringe un figlio o una figlia è un vecchio autoritario che vuole. No, non è così. Lo si fa per il loro bene, lo si fa per la loro crescita. Il problema è che appunto abbiamo genitori e genitrici che evidentemente sempre meno si vogliono accollare questa dura responsabilità di dire sì, di dire no e anche di obbligare a fare qualcosa. Per quanto riguarda la politica, io credo che lì ci troviamo di fronte a un altro grande dato che segna in negativo purtroppo il nostro tempo, e cioè il dato del merito. Come può essere credibile una politica fatta da politici a cui nessuno di noi affiderebbe la propria automobile usata? Questo è il punto. A me un po' fa sorridere quando parlano di disaffezione alla politica, ma la politica in sé per sé non vuol dire nulla se non nei libri universitari, accademici. Parliamo dei politici, guardiamo che politici abbiamo. E che politici abbiamo? Abbiamo politici che danno a destra, a sinistra, al centro, in alto, in basso, una misura quotidiana della loro pochezza e della loro incapacità, che, per non parlare di peggio, limitiamoci solo alla pochezza e all'incapacità, che sono sotto gli occhi di tutti. Tant'è vero che alla fine che cosa si è dovuto fare? Si è dovuto chiamare Mario Draghi. Perché? Perché se ci affidavamo alla classe politica precedente, vedevamo dei ragazzotti di buone speranze e di pessime letture che non sapevano come uscire da una situazione obiettivamente drammatica qual è quella della pandemia. Il merito, cioè non riusciamo più a selezionare una classe dirigente degna di questo nome. Ma perché? Perché a ogni livello, che sia
anche all'università, purtroppo lo sappiamo bene, ma anche in altre istituzioni, non si entra e non si fa carriera e non si progredisce sulla base del valore e dell'impegno che uno profonde, ma purtroppo si va avanti sulla base delle persone a cui sei legato, dei potenti a cui sei legato e dei tanti sì che devi dire. Questa purtroppo è la triste realtà italiana. Qual è la differenza? Che mentre un cattivo professore a scuola o universitario può fare dei danni limitati dal punto di vista dell'immagine, anche se poi in realtà sono danni grandi e importanti, un politico che governa in maniera assolutamente inappropriata un settore fondamentale del nostro paese fa dei danni importantissimi che poi paghiamo tutti nell'immediato e che stiamo già pagando. E che ricadono sulle generazioni presenti o future, perché le scelte di oggi sono e le azioni di oggi sono quelle che ricadono non soltanto sull'oggi ma anche sul domani, soprattutto quando si parla di politica, ma anche quando si parla di istruzione, in realtà, quando si parla di formazione. Io Paolo mi sono appuntata tantissime cose, ho preso un sacco di appunti da studente proprio e il fil rouge, diciamo, che è comparso da tutti questi miei appunti è l'importanza, la centralità del pensiero, della critica in particolare e della formazione, dell'istruzione. Ecco, questo penso che sia l'arco attraverso cui è possibile costruire una società a misura dell'umano, avendo ben chiaro però che forse la formazione, l'istruzione, così come l'abbiamo pensata, così come l'abbiamo alimentata negli anni, deve adeguarsi probabilmente ai tempi e deve dare risposte anche a domande nuove attraverso dei metodi, dei modelli innovativi, ritrovando e riscoprendo anche alcune cose molto antiche come la filosofia, perché la filosofia, oltre a essere storia della filosofia, è anche risposta a problemi del quotidiano, a temi che riguardano ciascuna persona e tutti all'interno della società. Io a questo punto passo la palla a Stefano, perché secondo me si è accesa una lampadina, io lo vedo quando muove il sopracciglio. No, ma stavo ascoltando il tuo commento, che assolutamente sottoscrivo, la tua sintesi, e mi è piaciuto molto, diciamo, la parte di esposizione di Paolo, dove ha insistito chiaramente sullo sviluppo appunto del pensiero, sul rinnescare, non essere semplicemente dei contenitori da riempire con flussi di informazione continua e che ci rendono tutti apparentemente intelligenti e tutti nella sostanza vuoti, perché poi io sorrido sempre perché adesso faccio questa battuta qua, ma che secondo me è esplicativa, no? Se tu parli oggi con un ragazzo e tu parli di una città che lui non ha mai visitato, sarà in grado di raccontarti come se lui l'ha vissuta quella città. Quando tu gli chiedi l'hai visitato New York? No, non ci sono mai stato, però ho visto tanti contenuti. Allora non l'hai vissuta, non puoi sapere, non è tuo, non è un sapere vero, è un sapere acquisito, freddo, privo di, come dire, di collegamenti veri, privo di esperienza, privo chiaramente di metabolizzazione sostanziale. Questa secondo me è un po' la rappresentazione dell'oggi. Io credo che come messaggio, poi passo la parola a Paolo per andare in chiusura, siccome le istituzioni sono complesse da cambiare nel breve, siccome la politica purtroppo è figlia della società, cioè non è che la rappresentazione della politica è distante dalla società, è una rappresentazione di quello che ci troviamo in una società, per cui, e tu vedi che è una rappresentazione che troviamo anche nei microsistemi, no? Quando parliamo di corruzione la guardiamo nell'alto, ma la guardiamo anche nel microbo, il microbo c'è la corruzione e poi scala verso l'alto, per cui è una rappresentazione. Io credo che un grande messaggio, difficile poi da far passare, e che credo sia un compito di tutti, è innescare tanti piccoli focolai, cioè tanti piccoli focolai di persone che reputano che andare oltre quello che il flusso, questo mainstream di superficialità ci viene passato, e porci le domande. Io credo che già il livello di dire, di fronte a una qualsiasi informazione che mi arriva, mi pongo un pensiero critico, il che significa una domanda. Io l'ho fatto spesso e volentieri quando mi arrivavano i flussi, e Sara lo sa, dei dati statistici legati alla pandemia, no? In cui ci veniva propinato una punta di un iceberg che era un'interpretazione. Ecco, già scavare l'interpretazione e farsi delle domande per cercare delle risposte di fronte ad un'informazione che ci arriva, io credo che innesca un circolo virtuoso positivo.
Vai Paolo. Io credo che, sia molto paradigmatico del nostro paese il fatto che due figure straordinarie come Pierpaolo Pasolini e Don Lorenzo Milani siano da noi considerati una sorta di eretici. Perché questi due signori, che erano diversi per tante cose, anche nelle loro idee, però erano accomunati da una cosa fondamentale. Entrambi dicevano ai loro studenti, alle persone che li seguivano, ed è quello che io cerco di rifare con i miei studenti, contestatemi su tutto, vi prego, contestatemi su tutto, contestate per primo quello che vi dice il vostro insegnante, purché, io lo dico sempre ai miei studenti, mi potete dire quello che volete, soprattutto quando li vedo annoiati, ditemi che la filosofia non serve a niente, ditemi che la filosofia è una gran rottura di eccetera, ditemi quello che volete, purché me lo sappiate argomentare, purché tu mi sappia spiegare perché secondo te questa materia è inutile, non serve a niente ed è fondamentalmente noiosa, o perché io sono noioso e non riesco a, come dire, a veicolartela in maniera accattivante. Questo credo che sia un po', come dire, la chiave con cui cercare di aprire la porta della società ottusa e andare a prendere un po' di aria fresca, cioè veramente stimolare i ragazzi più giovani all'idea del sapere anche come una lotta in senso buono, no? Lotta con me, vieni a lottare con me, lottiamo, tu non condividi la mia idea, benissimo, lottiamo, spiegamelo, spiegami qual è il tuo pensiero, spiegami perché non vado bene io, perché non va bene la scuola, perché non va bene l'università, spiegami perché non ti va bene la tua vita, dimmi tutto, però fallo argomentando, fallo pensando, in fondo logos era la parola antica con cui i greci significavano tre cose fondamentalmente, no? Il pensiero, logos voleva dire pensiero, voleva dire discorso, infatti il dialogos, il dialogo è proprio l'intrecciare due logos, e lo studio. Ecco, questi tre significati della parola logos credo che siano i tre significati che noi oggi dobbiamo riprendere, avendo però l'accortezza e il buon senso di non pretendere di farlo come avrebbe fatto un insegnante del secolo scorso, ma come dovrebbe fare un insegnante del XXI secolo che si trova ad avere a che fare con tempi mutati, situazioni mutate e generazioni con problemi e con richieste assolutamente diverse da quelle che l'hanno preceduto. Io, Sara, direi che grazie Paolo di aver dato questo contributo assolutamente molto 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 interessante. Io ho ascoltato con molto piacere, mi sono portato a casa tante informazioni interessanti, tante conferme di pensieri e rappresentati da te in maniera così rigorosa ma chiara. Credo che sia servito a me e spero che sia servito anche a chi ci ha ascoltato oggi e chi vedrà questo video. Grazie ancora Paolo. Grazie a voi, grazie a voi. Le domande rendono intelligenti le risposte, è sempre questa. Esatto, Paolo, grazie. Infatti dalle tue risposte chiudo con tre nuove keywords: pensiero, dialogo e studio, che riprendono in maniera analitica il logos. Grazie Paolo davvero. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao, buona giornata.